Stamattina ho letto un pezzo presto di un vostro grande collega che scrive in un modo straordinario, anche se volete romantico, sentimentale. Ha fatto dei paragoni con Valentino Rossi e con Federica. Insomma, ha vinto due volte il Giro, però ha vinto anche il Tour, ha vinto la Vuelta, ha vinto le classiche. Insomma, sono quegli atleti a cui si deve dire grazie per tutta la vita e speriamo che non ne nasca uno ogni troppo tempo, come magari il rischio anche pensando agli altri due, perché l'Italia ne ha un gran bisogno, proprio chapeau e gratitudine infinita. Poi bello anche come ha voluto annunciare il suo ritiro, sotto ogni punto di vista straordinario, complimenti.